A un'occasione ghiotta per scappare via il Fontanelle Branca dopo il pari nell'anticipo tra Ponte Valle Ceppi e Lama, ma Umberti della formazione di Risarelli ha tanti assenti, Martini e anche Paradisi che si è dovuto operare per appendicite in settimana. Situazione non facile anche in casa umbertidese, con Farinelli che riesce comunque a schierare la migliore formazione. Non succede nulla nella prima mezz'ora con i padroni di casa attenti e guardinghi, poche chance anche per la formazione ospite. Qui un tiro cross di Gaggiotti senza esito, così al 43esimo. All'improvviso la sblocca Matteo Mariani, prende anche il cameraman, il numero 11 in maglia bianca, con un tiro dai 30 metri, il classico gol della domenica. Nulla da fare per la Pazio, che è un po' fuori dai pali, ma certo non si poteva aspettare una conclusione da quella distanza. Gran gol, sarà anche il gol partita per il numero 11 umbertidese. Il Fontanella Branca ci riprova subito con Passeri, che ha la migliore chance per il pari in chiusura di primo tempo, ma non trova lo specchio della porta. Nella ripresa Lisarelli inserisce subito Ghirelli e Baldinelli, porta Panetta al posto di Gnagni, una gara molto nervosa e molto spezzettata. Ma va meglio nel primo quarto d'ora la formazione di casa, che riesce comunque a impensierire la formazione ospite. Qui un dubbio fuorigioco fischiato all'Eba, ottimamente lanciato nello spazio, potrebbe andare a tu per tu con la Pazio, ma si alza la bandierina dell'assistente. Poi l'azione più pericolosa del Fontanelle Branca, da un tiro cross di Baldinelli, calcio a Gambini, viene respinto, Samuele Marchi sul mancino si ritrova la palla del pari, ma la cicca clamorosamente mancando il bersaglio grosso. C'è anche una chance ancora in contropiede per la formazione umbertidese, che viene comunque vanificata dal recupero di Panetta. In tribuna soffre anche Marco Gaggiotti, sarà con i nuovi compagni a partire da lunedì il puntero ex Ponte Vecchio. Nel finale tanti cambi, anche un po' di stanchezza, ci prova ancora il capitano Passeri su calcio di punizione con la palla che termina alta. Poi una chance anche nuovamente per Leva, che però non trova lo specchio della porta da pochi passi, e poi all'ultimo minuto le recriminazioni della formazione ospite sulla botta di Gnagni e il tocco di mano in area di rigore. Per Bravi di Città di Castello non c'è nulla, veementi le proteste della formazione gubina. Le immagini, per la verità, qualche dubbio lo lasciano, sicuramente lasciano anche le proteste della formazione ospite, che capitola, resta in vetta comunque a 30 punti. Per la formazione di Farinelli invece una vittoria quasi che sa di scaccia crisi.